Come utilizzare l'intelligenza artificiale per analizzare i dati di vendita del nostro e-commerce, del nostro progetto digitale, elaborare dei trend e quindi capire come impattare positivamente e migliorare i risultati della nostra strategia digitale. All'interno di questo video voglio far vedere un processo che di solito seguo quando devo, diciamo così, migliorare le performance di un determinato progetto digitale, specialmente quando e-commerce, andando uno ad downloadare, quindi scaricare i dati da analizzare dal back-end di un progetto. Per esempio, in questo caso andremo a vedere Shopify, scaricare i dati utili, poi caricarli all'interno di una piattaforma di intelligenza artificiale. In particolare, io utilizzerò ChatGPT, utilizzando un GPT personalizzato che ho creato ad hoc per analizzare i dati e quindi capire quali sono i trend e quindi migliorare le performance potenziali del progetto. Vediamo esattamente come fare. Innanzitutto ci serve scaricare un report. Io ho creato questo custom report su Shopify. Questo custom report non fa altro che andare a definire determinate metriche e KPI. Su base annuale, infatti sto prendendo in considerazione gli ultimi 365 giorni e in particolare va a prendere le informazioni per giorno, quindi scarica tutti questi dati su base giornaliera. Quali sono le colonne, quindi i dati che sto inserendo all'interno di questo report? Ho inserito innanzitutto a livello di campagne paid media le informazioni legate agli UTM parameters, quindi il campaign medium, quindi il mezzo, e il campaign source, quindi la fonte. Tipico esempio in questo caso potrebbe essere, per esempio, avere come mezzo CPC, quindi traffico paid, e come fonte del traffico, per esempio, Facebook. E quindi capiremo che è appunto una Facebook Ads. Poi vado ad inserire informazioni come il canale che porta traffico sul sito e la fonte del traffico che appunto porta poi la vendita sul nostro store e-commerce. Per esempio, qua abbiamo come canale che porta traffico sul sito Instagram e come fonte i social, che ovviamente è il contenitore più grosso di quel canale stesso. Poi ho le informazioni legate al product title, quindi al prodotto vero e proprio che ci ha aiutato a appunto generare la vendita, ciò che gli utenti, i clienti hanno comprato effettivamente, e poi le metriche di vendita, quindi gli ordini, le vendite stesse, le vendite nette e tutte altre informazioni legate alle tasse e alle spese. Queste informazioni le possiamo poi quindi organizzare per giorno, quindi in questo caso io qui all'inizio nei setting del report stesso ho indicato daily, ma possiamo ovviamente andare ad inserire le informazioni o comunque andare a scaricare le informazioni delle vendite per settimana, per mese, per trimestre, per anno o addirittura per ora. Io in questo caso ho inserito quindi le vendite giornaliere. Una volta che l'abbiamo fatto, possiamo andare a scaricare questo report cliccando su export. Possiamo poi includere i dati di comparazione rispetto al periodo precedente, per esempio l'anno precedente oppure no, lo esportiamo e una volta che l'abbiamo esportato avremo un CSV file, quindi un documento CSV che poi possiamo inserire all'interno appunto del GPT personalizzato che andiamo a utilizzare appunto per analizzare i dati. Mi trasferisco all'interno quindi di ChatGPT. All'interno di ChatGPT io utilizzo questo GPT personalizzato che ho creato che si chiama Customer Insights Finder. Questo GPT non fa altro che andare a fare delle analisi, può fare delle analisi su delle survey, dei feedback, quindi delle analisi qualitative rispetto alle reviews, alle recensioni dei clienti, piuttosto che ai feedback dei clienti o degli utenti sul mercato all'interno della stessa categoria di prodotto e tante altre cose. Una delle cose che fa è l'analisi dati di prodotto, quindi io vado ad utilizzare questo GPT. Ora per comodità io l'ho già fatto partire perché ovviamente ci vuole un po' di tempo prima che elabori i dati. Io ho fatto partire la prima conversation starter, la prima prompt, diciamo così, che è già ingegnerizzata attraverso delle istruzioni che ho inserito all'interno delle configurazioni del GPT stesso. Cliccando su analisi dati prodotto facciamo partire appunto il GPT. Sono all'interno di questo GPT, Customer Insights Finder. Gli ho chiesto di analizzare i dati su prodotto. La risposta del GPT è questa: per poterti assistere avrei bisogno di alcune informazioni aggiuntive e mi chiede informazioni legate alla categoria di prodotto, il pubblico di destinazione, quindi il target, il mercato di riferimento e i dati disponibili. Queste informazioni sono necessarie per elaborare i trend. A questo punto io vado a caricare questo CSV e lo carichiamo in maniera molto semplice, semplicemente andando a appunto fare drag and drop, a trascinare il documento all'interno di questa sezione all'interno del quale inseriamo la nostra prompt. In questo caso, per esempio, sto caricando il file e qua scriviamo la prompt. E prompt scrivere qui. Ok, quindi io ho scritto la prompt, che è questa qua che ho inserito qui, e ho chiesto: voglio che tu agisca come un business strategist e analista esperto, analizza i trend dei dati qui sotto, che sono in realtà quelli in allegato, e fornisce alcune informazioni, in particolare gli insight sull'andamento delle vendite durante l'anno
rispetto ai prodotti che vendono maggiormente e i trend delle vendite settimanali. Poi gli ho chiesto informazioni molto più specifiche, ovvero le top 10 giornate dell'anno per fatturato, escludendo il periodo novembre-dicembre. Questo perché vorrei evitare di considerare il Black Friday e Natale come, come dire, periodi significativi, perché so già che lì abbiamo un certo spike di vendite, un certo incremento di vendite importante. Voglio analizzare ciò che succede durante l'anno per ricavarne poi di dati che posso utilizzare effettivamente per migliorare la strategia stessa. Poi le top 10 settimane dell'anno per fatturato, escluso sempre il periodo novembre-dicembre, i top 10 prodotti che hanno generato maggiore fatturato durante l'anno e poi fornisci delle raccomandazioni utili. La categoria di prodotto in questo caso si riferisce a prodotti che sono integratori alternativi organici a base di funghi, antiossidanti naturali per aumentare i livelli di energia, concentrazione mentale e immunità, quindi sono sostanzialmente degli integratori alternativi a base di estratti di funghi. Il pubblico target sono uomini appassionati di biohacking, salute e crescita personale tra i 25 e i 50 anni, mercato italiano. I dati sono in allegato. Come risposta, il GPT ci dà gli analisi dei dati di vendita e ci dice sostanzialmente che si è osservata una crescita costante delle vendite da aprile a luglio, con un picco in particolare appunto durante il periodo di luglio. Dopo una leggera flessione ad agosto c'è stata una ripresa in ottobre, seguita poi da una diminuzione nel primo trimestre del nuovo anno, effettivamente il trend che è successo nel corso dei 365 giorni precedenti. I prodotti più venduti sono questi, Full Shroom Service Pack, seguito da questi altri due prodotti. Subito sotto ci dà il trend delle top 10 giornate per fatturato, escluso novembre-dicembre, che sono ovviamente i giorni più significativi a livello di vendite, e sappiamo per esempio che ottobre, giugno e anche luglio sono i 3 mesi che hanno più giornate con top di vendite, quindi sono insight che possiamo utilizzare per la nostra strategia. Ci dice poi le top 10 settimane per fatturato, e quindi noi possiamo andare, quindi la settimana numero 24 dell'anno, la settimana numero 43, la settimana numero 27, 25, eccetera. Quindi ci fa capire quali sono i periodi dell'anno in cui possiamo vendere di più, e poi i top 10 prodotti per fatturato. E ci dice per esempio che questo Full Shroom Service Pack, che è un bundle tra l'altro di prodotti con un average order value più alto, è quello che ha prodotto più fatturato in generale su tutto l'anno. E poi conclude con delle raccomandazioni strategiche. Ci dice di focalizzarci sui top performer, avere delle promozioni mirate durante i periodi specifici dell'anno, ottimizzare ovviamente il sito web e la SEO, eccetera, eccetera. Poi ho fatto delle altre domande per andare a disegnare dei trend che posso utilizzare anche per visualizzare meglio da solo, insieme al mio team o anche insieme al cliente, da dove arrivano le vendite, come vengono distribuite durante tutto l'anno. Possiamo fare delle domande a questo GPT che ci disegnerà questi grafici. In particolare qua ci disegna dei grafici e trend che mostrano l'andamento delle vendite settimanali nel corso dell'anno, e vediamo ovviamente il picco a fine anno durante il periodo Q4, Black Friday, Cyber Monday, e poi ovviamente subito sotto c'è un commento che ci spiega sostanzialmente che le vendite lorde sono rappresentate lungo l'asse verticale in euro, mentre le vendite dell'anno sono state indicate sull'asse orizzontale. Il prossimo grafico che gli ho chiesto è un grafico che mostri le vendite aggregate per prodotto durante l'anno, e mi dà quindi i top X prodotti del mio catalogo che hanno venduto di più. E vediamo che il primo prodotto, il Full Shroom Service Pack, è ovviamente quello che ha venduto in assoluto di più. Subito dopo gli chiedo poi anche di andare a mostrare le vendite per canale, e dato che c'erano troppi canali, ho richiesto di farmi vedere sostanzialmente le vendite per i canali principali. Gli ho chiesto poi delle raccomandazioni a livello di miglioramento della strategia cross canale e digitale, e ci dà poi sostanzialmente vari punti che ci dicono che cosa possiamo fare per migliorare la nostra strategia. Ora, la cosa più importante, la cosa più utile in assoluto è ovviamente andare a interpretare questi dati per andare a capire come poi distribuire tutta la nostra strategia promozionale e capire meglio che cosa sta funzionando e cosa no. Dal nostro punto di vista poi possiamo fare ulteriori richieste per andare, per esempio, a comparare il rapporto tra le vendite e gli sconti. Se sappiamo che le vendite sono salite molto durante l'anno, quando ci sono stati i picchi di sconti, possiamo fare poi dei ragionamenti differenti che ci fanno capire quanto in alto possiamo spingerci in termini di scontistica e quanto possiamo eventualmente sacrificare a livello di margini per poter appunto ottenere dei picchi di fatturato che per esempio ci consentano di arrivare al break-even point, quindi di assorbire i costi fissi. Questi sono più o meno i ragionamenti che possiamo fare dai report che otteniamo dal nostro back-end, dai nostri report interni, e quindi come possiamo sfruttare la potenza dell'intelligenza artificiale per aiutarci
aiutarci nell'interpretazione dei dati stessi. Se ti interessa approfondire questi argomenti, ti ricordo che ho una newsletter, che si chiama Performance Playbook, la trovi su Substack. Ti lascerò in descrizione sia il link al GPT che ho utilizzato all'interno di questo video, sia il link alla newsletter stessa, dove puoi trovare degli articoli approfonditi proprio sul tema del performance marketing. Fammi sapere se hai altri argomenti che vorresti approfondire. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!